Buongiorno, bentrovati, buon venerdì 9 giugno. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Efrem Siro, diacono e dottore della Chiesa. Efrem nacque a Nisibi, attuale Turchia, nell'anno 306. Ordinato diacono, ordinò il suo ministero non solo a Nisibi ma anche a Edessa, dove si era rifugiata tra i 60 anni a causa dell'invasione persiana, e dove fondò un'importante scuola teologica. Fu un grandissimo poeta, uno dei più straordinari poeti che la Chiesa annoveri tra i suoi santi. Compose i suoi inni, le sue omelie poetiche in rima, in versi, scusate, in lingua siriaca. La sua carità fu straordinaria. Viveva da monaco, era un monaco austero, ma si consacrò all'apostolato soprattutto dei laici, e la sua eloquenza poetica fu molto profonda e capace di scaldare i cuori. La sua carità rifulse particolarmente in occasione di una grave carestia. Per la dolcezza e la religiosità delle sue poesie fu chiamato la cetra dello Spirito Santo ed è anche considerato il poeta della Beata Vergine Maria, che cantò in inni meravigliosi. Efrem morì il 9 giugno del 373. Nel 1920 il Papa Benedetto XV lo proclamò dottore della Chiesa. Ecco il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, sul far del giorno, il Signore Gesù uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercarono, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore. Gesù inizia la sua giornata in un luogo deserto. Gesù inizia ogni giorno dedicando ampio tempo alla preghiera, al colloquio con il Padre. Questo è già per noi un profondo insegnamento. Quante volte la nostra vita è una rincorsa agli impegni e per la preghiera non c'è mai tempo, giusto qualche minuto, un segno di croce un po' frettoloso, e spesso magari la sera o al mattino quasi mai. Gesù invece inizia la sua giornata con un profondo rapporto con il Padre. Impariamo da Gesù a colloquiare anche noi con il Padre Celeste, a colloquiare con Lui che ora siede alla destra del Padre, e ad aprire il nostro cuore al mistero della volontà di Dio. Ecco, poi le folle cercano di trattenere Gesù, ma Gesù non si lascia trattenere. Ha fatto del bene alle folle, ha fatto dei miracoli, ha fatto segni straordinari, ma non vuole godere della sua vittoria, ma semplicemente vuole che sia la sua missione che si compie: annunciare il regno di Dio a tutti. Chiediamo la grazia di questa libertà di spirito. Quando si vuole guadagnare, allora ci si attacca ai propri risultati. Quando il cuore è libero e si ha in mente solo la propria missione, allora veramente si costruisce, si semina il regno di Dio, si porta l'annuncio che Dio vuole. Preghiamo in particolare per i futuri preti novelli che domani verranno ordinati, perché possano avere questa libertà interiore per annunciare a tutti il regno di Dio e l'amore di Cristo. Preghiamo gli uni per gli altri, anche una preghiera per noi sacerdoti che in questi vari giorni ricordiamo i nostri anniversari di ordinazione. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.